Eccoci qua, Mr. Helmet e Eikma, siamo da Scorpio Nexo, passiamo tutti gli anni a vedere le ultime novità. E quest'anno ho in mano qui il casco di Alvaro Bautista, è l'Exo 2000 Air, e questa è la versione di punta, top di gamma racing di Scorpio Nexo. Le caratteristiche più importanti sono ovviamente l'air pit con il sistema di emergenza di rilascio e rimozione degli interni che sono rinnovati, e la chiusura doppia D molto interessante, questa volta in titanio, molto importante elemento, veramente un preziosismo offerto per un casco di questo tipo. E visiera piana predisposta per tiro off, questa li mostra già, con pillock maxi vision, e rinnovata la grafica per Bautista, questa è un po' diversa da quella che usa attualmente. C'è anche l'energy drink di riferimento, migliorato l'aspetto costruttivo ancora di questo casco, che costa da 399 a 449 euro. Questo è il top di gamma racing di Scorpio Nexo. Un altro casco importante della collezione 2014 è questo apribile, vediamo se è un apribile abbastanza tradizionale, migliorato negli interni, migliorato nella visiera che presenta un pinlock di tipo tradizionale, e anche ovviamente la visierina parasole e il sistema airfit, al doppio airfit, anzi no, lo presenta qui come tutti gli apribili di Scorpio Nexo. Ovviamente è il sistema che permette di gonfiare i guanciali per farli aderire in maniera ottimale al viso, e quindi offre una esperienza di indossabilità e vestibilità veramente al top, personalizzata oltre ovviamente alla taglia. Una cosa importante è che Scorpio Nexo lavora molto, oltre che sul fit, sulla differenza delle calotte, ne offre 4 per l'Exo 2000, ne offre 3 per questo diciamo 910. Il 910 costa da 2,29 a 2,49,90, e questo è un prezzo abbastanza accessibile per chi fa un commuting di tutti i giorni per un casco tradizionale. Questo invece è un casco molto importante perché il cross è... L'azienda Scorpio Nexo è leader in questo tipo di settore, ovviamente presenta un dual air fit, il sistema per gonfiare i guanciali, questo gonfia all'interno sulla fronte e questo dietro, e con il sistema di rilascio. È un casco leggerissimo che offre un'esperienza cross molto importante, ha un frontino che si piega e cede molto, quindi è molto difficile romperlo, ma anche un sistema abbastanza ingegnoso che serve a togliere il fango, che è questo prolungamento fiume del frontino, è una cosa abbastanza ricercata e inusuale. Migliorati gli interni, ovviamente chiusura doppia D, anche questa in titanium, per un casco che costa da 349,90 a 399,90. Questo è il top di gamma, si chiama UX20, ovviamente Air, di Scorpio Nexo. Queste tre novità sono molto importanti per una casa che adesso progetta in Italia, in Europa, e mantiene una rete vendita rinnovata in Italia, quindi più facile trovare i caschi, più facile trovare i ricambi. A posto così, ciao a tutti da Mr. Helmet e da Scorpio a Eikma.